carissimi telespettatori, salve a tutti e ben ritrovati a questa nostra trasmissione. Questa settimana riprendiamo il Salmo 104 dal versetto 16 e seguenti. La Genesi, al capitolo 1:31, ci racconta come Dio, alla fine dei giorni della creazione, riguardò le cose che aveva creato e vide che erano assai buone. In effetti, tutto il creato lode il suo creatore. Ascoltiamo allora il segno dell'ariete. Le gigantesche piante, come i cedri del Libano, per effetto delle piogge, alzano le loro chiome verdeggianti a lodare Dio. Toro. La cicogna, animale da imitare per il grande amore che porta ai suoi pulcini, costruisce il suo nido sui verdeggianti cipressi. Gemelli. Sulle rocce scoscese saltano i cervi e nei crepacci delle rocce si nascondono gli iraci. Anche gli uomini a volte saltano di gioia, a volte preferiscono nascondersi. Cancro. L'avvicendarsi dei tempi è opera della tua onnipotenza. Leone. La luna con le sue fasi determina il mese, i mesi e le stagioni. Il sole, levandosi e tramontando, stende sulla terra il giorno e la notte. La vita dell'uomo dura un giorno e una notte. Vergine. Nella notte escono dai loro covi le fiere e cercano nel buio il loro pasto. L'uomo iniquo è come l'animale selvatico, agisce nelle tenebre. Bilancia. Al tornare della luce l'uomo esce di casa per andare al lavoro, faticando sino a sera. Scorpione. Lo stupore riempie l'anima di chi contempla le opere di Dio. Sagittario. L'immensa ricchezza di vita brulica in ogni parte del mondo. Capricorno. Ecco il mare. È un brulichio di animali che scivolano senza piedi, innumerevoli, giganteschi e minutissimi. Una lode perenne per Dio che li ha creati. Acquario. Le creature del mare da te aspettano che dia loro il cibo a tempo opportuno. Pesci, quando il tuo soffio vitale si ritrae dal mondo, ricadiamo nella polvere dalla quale quel soffio ci aveva tratte. Ecco, carissimi telespettatori, noi ci auguriamo che Dio possa trarre sempre uguale gioia dalla sua creazione. Per conto nostro eleveremo al Signore per tutta la vita un inno di riconoscenza e di gratitudine per tutto ciò che ci ha donato. Alleluia al Signore. Vi lascio con questa meditazione e vi auguro una buona settimana. Salve a tutti.